infatti un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic, ha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell'Oceano Atlantico, al largo del continente americano. L'allarme è scattato dalla Guardia Costiera di Boston negli Stati Uniti e sono state date immediatamente il via alle ricerche. Secondo una fonte della Guardia Costiera della città americana, il piccolo sommergibile fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da diverse società private per portare gruppetti di turisti nelle profondità dell'oceano a visitare a pagamento, si intende, i fondali su cui sono adagiati i resti del celeberrimo transatlantico Titanic a 3.800 metri sotto il livello del mare. Ricordiamo che colò a picco con molti dei suoi passeggeri nel 1912 dopo aver urtato un iceberg. Al momento non è chiaro se a bordo ci fossero visitatori o solo membri dell'equipaggio.